Un viaggio complesso, quello nel mondo della massoneria, che il gran maestro Gioele Magaldi, originario di Corleto Perticara, fa nel suo libro Massoni, società, responsabilità illimitata, presentato a Potenza nella Sala dell'Arco di Palazzo di Città con la collaborazione di Laura Maragnani. Una rilettura della storia sotto un punto di vista poco conosciuto e più, e che l'autore ha voluto offrire ai suoi lettori. La storia della massoneria, con nomi e obiettivi dei massoni al potere in Italia e nel mondo, è raccontata attraverso gli archivi riservati delle superlogge. Ad introdurre l'incontro è il sindaco di Potenza De Luca e l'avvocato romano del Comitato Popolare 580, tra i promotori dell'iniziativa, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e gli interventi di esperti della materia. Geopolitica, economia, filosofia, teologia e ricostruzioni storiche al centro dell'incontro con l'autore, che ha fornito una rilettura della storia della massoneria tradizionale ed ha ammesso l'esistenza di circoli occulti finalizzati alla gestione del potere. Magaldi ha definito la vecchia massoneria troppo conservatrice, alcune volte neo-aristocratica, e responsabile di aver tradito gli ideali originali di fondazione. Da qui la sua proposta, una nuova massoneria democratica più attenta ai problemi sociali.